La strada che devo fare tutte le volte che devo attraversare questa piccola città è sempre la stessa. Eppure ci sono altre strade che si potrebbero percorrere. Ma io faccio sempre questa, perché voglio capire se cambia qualcosa, io o la strada. Questa sera voglio andare a vedere cosa succede nella casa del Mauri. Ho saputo che ha organizzato un concerto con varie band. La casa del Mauri è dalla parte sbagliata dell'argine maestro del Po, cioè in Golena, sotto la giurisdizione del grande fiume, che praticamente la mette in ammollo tutte le volte che le sue acque sono in eccesso. Niente problemi in questi giorni, il grande fiume è bello tranquillo nel suo solito letto. Per arrivare alla casa del Mauri devo fare la strada dell'argine, una strada che mi piace. La casa del Mauri è una casa colonica, fatta per lavorare la terra, adesso adattata per il mondo dei concerti rock invisibili, solo per gli affezionati alle band locali mitiche e provvisorie. Il luogo è assolutamente scomodo, adatto al suo pubblico e sicuramente inadatto per ascoltare musica amplificata. Alle 6 del pomeriggio il Pizzero, tecnico del suono, con serioso atteggiamento professionale, maneggia il mixer digitale di penultima generazione, potenza totale impianto di amplificazione 2000 watt. In zona palco vedo con grande sorpresa, mentre ascolto un giro di basso dal tocco virtuoso, una vecchia gloria del rock locale, il mitico Chico De Santis, con il suo basso, che più che uno strumento è una parte integrante degli arti superiori. Nel miscuglio sonoro comincia a funzionare il bar, struttura fondamentale, allo stesso livello del palco e della scaletta delle band, che devono vuotare il loro sacco musicale. L'ambiente è arredato con il tipico gusto dell'emergenza da discarica e un pizzico di follia chic piccolo borghese, che ci mettono le ragazze. Sui muri figure quasi da centro sociale, tutto sommato ci stanno bene. Sale sul palco per giocare con la batteria il Mauri. Il Mauri è una bestia musicale, animale libero e musicista con capigliatura quasi rasta, capace di suonare in tutte le piazze o metropolitane d'Europa. Vedo il Gaga, di solito è invisibile, ma la mia camera non perdona. Il Gaga, un onesto lavoratore della creatività, musicista dei Lute, nonché fondatore della Bleu Audio, microetichetta per musicisti fuori gioco, ma con spiccata ricerca creativa. Ultimamente è regista di Detective Squalo, trash film autoctono
con attori discaricati. Dimenticavo, il Gaga è un grafico con un gusto raffinato per la dissacrazione del conformismo ideologico. Niente male per un giovanotto che vuole essere invisibile. Questo sono io, mi sono autoripreso. Chissà cosa pensano nel vedermi con un braccio teso e in mano una telecamera puntata su di me.